il fatto che esiste una vera e propria giungla, una panoplia di forme contrattuali. Il modello di inquadramento del collaboratore parlamentare, il modello prevalente di inquadramento, è il contratto di collaborazione a progetto. Tu chi sei? Sono una collaboratrice parlamentare alla Presso della Camera dei Deputati. Per chi lavori? Per Forza Italia. Regolare? Con contratto di collaborazione a progetto. Quanto prendi? Prendo 600 euro. Tu lavori? Dalle 9 del mattino, poi riprende fino a 7 e mezza di sera, 8, non ho un orario specifico. Perché questo contratto atipico? Contratto atipico perché è l'unico contratto che per adesso mi hanno prospettato. Quanti sono nella tua stessa condizione? Perché è questo anche uno dei punti, che non si sa quanti siete. Siamo tantissimi e io mi reputo fortunata, anzi, perché comunque ho un contratto. Ci sono tantissimi che invece nemmeno quello. Nessun contratto? Nessun contratto. Come lavorano? Lavorano, è brutto dire in nero, completamente. Per deputati alla Camera dei Deputati? Per deputati alla Camera dei Deputati. Questo adesso non chiedermi in che modo loro possano fare tutto questo, perché non conosco le logiche, però so purtroppo che è una realtà che esiste, e qualcuno, cioè se la realtà esiste, qualcuno lascia in modo che esiste, insomma, senza fare nulla. La tua giornata di lavoro? E arrivo in ufficio e faccio sia da segretaria, sia da, non lo so, da call center. Mi occupo anche del legislativo, quindi interrogazioni, tutti gli atti ispettivi, interrogazioni, interpellanze e quant'altro, sia proposte di legge. Poi faccio anche altre cose, che possono essere recuperare pacchi di spese varie per i deputati. E lavoro anche per tanti altri deputati del partito per il quale lavoro. Comunque mi piace il mio lavoro e spero e auspico che prima o poi ci sia una regolarizzazione effettiva della figura del collaboratore parlamentare, che non è portaborse classico. Siamo i fantasmi della Camera dei Deputati, le difficoltà sono numerose, specie quelle ad esempio per accedere alla stessa Camera dei Deputati. Nella stragrande maggioranza, nonostante abbiamo i tesserini, non c'è consentito di accedere senza un permesso inviato via fax, e di conseguenza quindi il lavoro è reso sicuramente più complicato e più complesso da queste restrizioni che noi viviamo e che molto spesso subiamo. L'obiettivo dell'associazione, che è l'unica associazione attualmente in Parlamento, è quella di arrivare a una disciplina organica della figura del collaboratore parlamentare. Al momento non c'è alcun tipo di disciplina e quindi crediamo sia opportuno arrivare a questo obiettivo. Voi quanti siete? Il numero non è possibile saperlo, perché la Camera e il Senato non rendono pubblico questo tipo di numero. Nella passata legislatura avevamo già affrontato il problema, quindi la Camera aveva approvato una proposta, poi si è fermata al Senato, anche perché è finita la legislatura. Adesso noi abbiamo ripresentato un testo di cui è prima firmataria l'onorevole Gnecchi. È stata svolta anche una ricerca su questi fantasmi della Camera dei Deputati. Com'è possibile che non si sa quanti sono? E non si sa perché, siccome non è l'amministrazione di appartenenza a gestire i contratti, come avviene in tutti gli ordinamenti europei, ma spetta al singolo parlamentare assumere e decidere anche la forma contrattuale, non sappiamo quanti sono. Non lo sappiamo perché i parlamentari possono assumerne fino a due, ma poi ci sono anche collaboratori che possono essere condivisi da più parlamentari, quindi non abbiamo idea del numero, non abbiamo idea delle cifre. Le retribuzioni non sono omogenee, variano dai 600 euro ai 2000, ancora una volta a differenza degli altri ordinamenti europei, una vera e propria nebulosa sulla quale non c'è trasparenza. Trasparenza ci dovrebbe essere perché, lo ricordo, sono risorse pubbliche, risorse del Parlamento destinate alle spese per il personale di collaborazione dei parlamentari, e noi ad oggi non conosciamo lo stato dell'arte.